Assessore, nell'ambito di Murap Festival oggi viene inaugurata un'altra opera d'arte, la possiamo definire così, al Palabritti. Un'opera d'arte che rappresenta un valore sia artistico, perché è veramente un'opera che avete visto molto 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 bella, ma soprattutto siamo anche contenti che l'opera sia dedicata a due persone che hanno assunto un ruolo fondamentale per la rinascita di questo quartiere, per la rinascita di San Donato. Da una parte abbiamo fatto una commissione proprio di cittadini che hanno voluto la rappresentazione in questo murale di due figure cardine. Un parroco d'azione, Don Italo Febbo, che negli anni diciamo 60 e 70 praticamente ha assunto un ruolo fondamentale all'interno di questa zona proprio per quella rinascita che oggi vediamo e tante di quelle problematiche che c'erano all'epoca, con un quartiere riconosciuto come il quartiere ghetto, oggi riscontrate che non c'è praticamente più nulla. Di questo è un motivo di cui andiamo fieri anche noi. E d'altra parte una persona che ha assunto lo stesso ruolo, sempre lo stesso periodo, il preside della Scuola Media Foscoli. Il preside fu Luciani, e oggi siamo contenti che quest'anno ricorre anche il decennale della sua scomparsa, a cui abbiamo voluto anche i cittadini hanno voluto dedicare questo murales. Quindi due funzioni, due persone importantissime per la rinascita del nostro quartiere. L'obiettivo, come diceva anche il sindaco nel momento dell'insediamento della nuova giunta, è quello di portare le periferie al centro. Guarda, ma noi non è che vogliamo, noi lo portiamo. Oggi se noi vediamo, ti ricorderai sicuramente com'era il Britti, come l'abbiamo ereditato questa struttura. Adesso è una struttura bellissima, oggi abbiamo ragazzini, abbiamo un centro sociale per anziani che è qui dentro. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il campo da pallacanestro, che vi invito anche a verificare qui dietro, un campo di calcetto. Guardiamo qui a fianco, ieri è stato il primo giorno d'apertura del presidio dell'ASL giusto qua dietro. Abbiamo la strada pendolo che sta per essere ultimata, verrà inaugurata nei prossimi giorni. Quindi non è un obiettivo la periferia, possiamo dire che una realtà di questa amministrazione è portare al centro della nostra attenzione politica la periferia, e i dati ci danno ragione perché sono, le possono riscontrare tutti i cittadini.